Ebbene sì, ci siamo di nuovo, è finalmente giunto il momento di un aggiornamento per Windows 10. Ciao, sono Zane di Turbolab.it, nei prossimi minuti ti presenterò tutte le novità di Windows 10 1909, aggiornamento di ottobre 2019, l'ultimo update al sistema operativo che Microsoft sta spingendo proprio in questi giorni presso tutti i nostri computer. Se l'argomento ti interessa, vuoi sapere quali feature veicola il nuovo aggiornamento e quali sono le principali novità, seguimi! Prima di cominciare, vi ricordo che seguendo il link che trovate nella descrizione del video qui sotto, potete raggiungere l'articolo che abbiamo pubblicato su turbolab.it, con la procedura passo passo, i link alle risorse delle quali parleremo fra poco e tutte le informazioni aggiuntive delle quali potreste aver bisogno. La primissima novità di questo aggiornamento è che non ci sono novità entusiasmanti. Si tratta in particolare di un update molto più simile a un service pack di vecchio tipo rispetto ad un aggiornamento classico di Windows 10 che, come sappiamo, ci ha ormai abituato a un carico di nuove funzionalità ogni volta che arriva una nuova release. Con questa versione Microsoft si è concentrata soprattutto su risolvere tanti piccoli e grandi problemi sotto il cofano e sull'ottimizzare il funzionamento complessivo del sistema operativo. Ciò detto, ci sono comunque alcune funzionalità interessanti. Ma partiamo dal nome: Windows 10 1909, come ormai sappiamo il 19 sta per l'anno 2019 e il 09 per settembre, cioè il mese nel quale Microsoft, stando ai piani, avrebbe dovuto completare lo sviluppo. In realtà il team di sviluppo è andato un pochino più lungo e quindi la build finale si è chiusa in ottobre. Ci ritroviamo quindi con 1909, ma in realtà è una build compilata in ottobre. Ma va bene lo stesso perché l'aggiornamento porta proprio il nome di ottobre 2019. Non ci sono nomi in codice particolarmente entusiasmanti, questa build si chiama semplicemente 19H2 a significare sia la seconda metà del 2019 sia l'evoluzione di quella 19H1 che abbiamo visto arrivare a maggio del 2019. Come dicevo, si tratta di un update minore e questo si rispecchia anche nel modo in cui Microsoft sta distribuendo l'aggiornamento. A tutti gli utenti che già abbiano un PC dotato di Windows 10 1903, ovvero la generazione precedente, questo update verrà installato allo stesso modo di un aggiornamento cumulativo mensile, quindi sostanzialmente verrà scaricato automaticamente, installato. Non appena riavveremo il computer ci sarà una brevissima fase di elaborazione e quindi arriveremo al desktop del nostro Windows 10 aggiornato. Non verrà dunque svolto tutto il processo di provisioning al quale siamo abituati, proprio perché si tratta di un update minore. L'aggiornamento completo, invece, il provisioning nel quale dobbiamo riavviare il sistema operativo e attendere parecchi minuti perché venga fatto l'upgrade, è invece comunque necessario per tutti coloro che ancora montino Windows 10 1809, quindi l'edizione dell'anno precedente, o una qualsiasi versione ancora più vecchia. A tutti coloro che comunque vengano da una build molto vecchia, ricordo che già dall'aggiornamento di maggio 2019 il sistema operativo non si aggiorna più automaticamente ad una nuova versione, ma ci propone semplicemente la disponibilità all'interno del pannello di Windows Update, ma siamo poi noi che dobbiamo confermare manualmente cliccando scarica e installa. Se non lo facciamo, rimaniamo con la versione vecchia di Windows 10 fino a quando non scadrà il supporto per la build in questione. A quel punto verrà forzato l'aggiornamento automatico. Venendo alle feature, cosa c'è di nuovo? Bene, la prima miglioria è sotto al cofano. Microsoft ha spiegato che Windows 10 rispetta ora i core indicati come preferiti dal processore, distribuendo il carico di lavoro in modo più equo fra questi core preferiti. Che cosa significhi esattamente? Non ne ho la più pallida idea, però ho fatto qualche ricerca in rete utilizzando le parole chiave e ho scoperto che c'è una tecnologia che si chiama Intel Turbo Boost Max 3.0 che permette appunto al processore di esporre quali sono i core migliori dei quali dispone e incrementare le performance facendo sì che vengano pompati di più quelli rispetto agli altri. Probabilmente il supporto di Windows 10 odierno è semplicemente l'integrazione nativa di questa tecnologia. A giovarne però non saranno in tanti perché Intel Turbo Boost Max 3.0, da quanto ho capito, è a bordo solo delle CPU Intel Core i7 Extreme Edition e della famiglia 6009 e 6008. L'altra area di attenzione è stata quella dell'efficienza energetica. Microsoft ha parlato infatti di miglioramenti generali con alcuni processori. Quali siano non lo sa nessuno se non dentro al team Microsoft. Quindi con taluni processori ci sarà un minor consumo di energia a tutto vantaggio dell'autonomia del PC portatile lontano dalla presa di corrente.
Venendo alle feature a diretto contatto con noi utenti, una cosina molto interessante è l'aggiunta di questo link gestisci notifiche che appare in alto nella barra verticale delle notifiche. Una volta che la clicchiamo ci veniamo trasportati automaticamente all'interno della sezione sistema notifiche. Niente di particolare, avremmo potuto farlo anche prima, però è una scorciatoia interessante. Parlando sempre di notifiche, Microsoft ha aggiunto questa iconcina dell'ingranaggio all'interno di ogni notifica che ci permette appunto di raggiungere rapidamente le impostazioni di notifica per la specifica applicazione che ha generato la notifica. In questo modo possiamo poi lavorare sulle nuove funzionalità che ci vengono proposte. In particolare, come vediamo qua in alto, abbiamo mostra Marner notifiche e mostra le notifiche nel centro notifiche. Ora, queste due funzionalità, questi due checkbox, c'erano anche sulla generazione precedente, però Microsoft ha qui aggiunto questo bel disegnino, questa bella illustrazione che ci mostra quali sono gli effetti di questi due checkbox. Vi confesso che prima che apparissero queste immagini mi ero sempre chiesto a che cosa servissero e quale fosse il significato. Così è sicuramente molto più chiaro. Venendo invece alle opzioni che riguardano le notifiche, troviamo una nuova check molto interessante. In particolare, consenti alle notifiche di riprodurre i suoni. Se togliamo la spunta, le notifiche continueranno ad apparire, ma non emetteranno più alcun suono. Scendendo invece verso il basso, abbiamo qui l'ordinamento di tutte le singole applicazioni sulle quali potremo poi agire per regolare le impostazioni di notifica. Notiamo che è comparso questo menu che ci permette di scegliere l'ordinamento perché di default ora le applicazioni sono ordinate per più recente. Che cosa significa? Che sostanzialmente in alto troviamo proprio le applicazioni che hanno generato una notifica per ultime, quindi possiamo localizzarle molto più facilmente. Questa è una cosa molto utile perché il precedente ordinamento per nome, quindi ordinamento alfabetico, rimane disponibile, ma era il default delle versioni precedenti di Windows e sicuramente è molto meno utile che non sapere immediatamente qual è stata l'applicazione che ha generato l'ultima notifica. Ma la funzionalità che personalmente mi interessa di più di questa versione è la capacità di creare un nuovo appuntamento di calendario semplicemente digitandolo in questo nuovo campetto che ci viene proposto cliccando sull'orologio. Possiamo scegliere l'orario nel quale dovrà appunto scattare l'appuntamento e eventualmente digitare una posizione. Cliccando salva, questo evento verrà automaticamente aggiunto al nostro calendario. Calendario che può essere scelto tra uno qualsiasi di quelli presenti e configurati nell'applicazione calendario. Quindi se ad esempio abbiamo fatto login con il nostro account Gmail all'interno dell'applicazione calendario, potremo anche utilizzare questa strategia per creare un nuovo appuntamento rapidamente nell'applicazione Google Calendar. Microsoft ha poi parlato anche con grande enfasi di una nuova funzionalità di ricerca che dovrebbe apparire all'interno di Windows Explorer, quindi del gestore file. Uso il condizionale perché Microsoft ha anticipato che moltissimi utenti non hanno ancora ricevuto questa feature che verrà via via sbloccato in corso d'opera. Come funziona? Sostanzialmente il campo di ricerca ora non solo ricerca tra i file locali, ma ricerca anche tra i file salvati su OneDrive. Inoltre, mano a mano che scriviamo il termine che vogliamo cercare, Windows ci propone di default in questo menu a comparsa l'elenco dei file che soddisfano a quella ricerca. Cliccando direttamente su uno di questi file verrà aperto. Se invece clicchiamo con il pulsante destro possiamo raggiungere rapidamente la cartella che lo contiene. Per chi comunque lo desideri invece è sempre possibile battere su invio e accedere direttamente alla schermata completa con tutte le informazioni. Altra cosina molto interessante per tutti i cultori di Alexa di Amazon: mentre nelle versioni precedenti di Windows 10 solamente Cortana aveva il privilegio di mostrarsi sulla schermata di blocco, mentre invece per utilizzare Alexa o tutti gli altri assistenti virtuali era necessario effettuare login, a partire da questa versione Microsoft ha tolto la limitazione e quindi anche gli assistenti virtuali come Alexa sono liberi di mostrarsi sulla schermata di blocco. Questo fa sì sostanzialmente che ogni PC che abbiamo in giro per casa dotato di un microfono possa trasformarsi in un dispositivo Amazon Echo. Ovviamente la cosa è disponibile anche a tutti gli altri produttori, però in questo momento Google non ha ancora sviluppato un'app Google Home che ci renda possibile di fare la stessa cosa ma utilizzando i propri servizi.
Fra le novità delle quali personalmente avrei fatto molto volentieri a meno, vi segnalo anche che cliccando sul pulsante Start e passando su uno di queste icone presenti nel binario di sinistra, quindi quello dove appunto abbiamo documenti, immagini, impostazioni e arresta, l'icona si espande per mostrare direttamente tutto il testo. Nella versione precedente di Windows 10 invece era obbligatorio cliccare esplicitamente su questo hamburger menu in alto. Ora dicevo, francamente ne avrei fatto volentieri a meno perché siccome so benissimo che cosa fanno i singoli pittogrammi, perché ormai li clicco da qualche anno, decine di volte tutti i giorni, ora c'è un'animazione che mi distrae e mi confonde un po', però fondamentalmente c'è, non è possibile disabilitarla. Staremo a vedere se tramite una modifica di registro sarà possibile togliere questo fastidio. In caso così fosse, scriverò sicuramente un articolo da pubblicare su turbolab.it. Per gli utenti interessati da disabilità segnalo poi che l'assistente vocale è ora in grado di aiutarli a raggiungere il tasto FN, quindi quello presente sulle tastiere di molti portatili, che consente di attivare delle scorciatoie rapidamente premendo appunto FN e i tasti da F1 a F12. Inizialmente è necessario spiegare all'assistente vocale dove si trova il tasto, ma da lì in avanti è appunto in grado di guidare l'utente con disabilità fino a riuscire a premerlo. Inoltre ci può anche dire se al momento il tasto FN è premuto e attivato oppure non è. L'ultimo set di novità interessa invece gli utenti aziendali. Microsoft ha perfezionato e risolto un pochino di bug. Si parla di 5 problemi con l'uso dei container in ambito server. Ci sono poi una modifica BitLocker che evita di condividere involontariamente la chiave di sblocco del PC. Windows Defender Credential Guard è ora disponibile anche in ambiente ARM 64. C'è poi la possibilità di consentire l'esecuzione di app Windows 32 anche su Windows 10S tramite l'istrumento di gestione Microsoft Intune, e infine le funzionalità di debugging per i nuovi processori Intel che saranno utili agli sviluppatori di hardware. Sostanzialmente non c'è altro. Sì, Microsoft ha citato moltissimi bug risolti sotto il cofano, ma sono cose abbastanza specifiche. Per il grande pubblico non ci sono altre novità in questo Windows 10 19.09. Per vedere qualcosina di un pochino più cospicuo dovremo invece attendere Windows 10 20H1, che è la prossima generazione che alla quale Microsoft sta già lavorando e che però vedrà la luce per il grande pubblico solo durante la primavera del 2020. Io ho già iniziato a preparare il mio articolo nel quale elenco tutte le novità della prossima build, quindi se l'argomento vi interessa date un'occhiata appunto all'articolo che ho pubblicato su turbolab.it. Bene, da Zane di Turbolab.it è tutto. Come al solito, se il video ti è piaciuto ti chiedo di cliccare sul pulsantone mi piace, per me è sempre estremamente importante, quindi grazie davvero in anticipo se lo farai. Se invece vuoi essere informato ogni volta che pubblico un nuovo video, non dimenticare di cliccare sul grande pulsante rosso iscriviti e sulla piccola campanella di fianco. Non dimenticare la campanella, mi raccomando. Al prossimo video, ciao! Comunque, se qualcuno monta questi